熊熊熊。Stato Quotidiano, siamo a Manfredonia nella scuola secondaria di primo grado Perotto nel rione Croce con la dottoressa dirigente Mariangela Sinigaglia. Se siamo qui è per solo per precisare che c'è stata in riferimento a una recente operazione del commissario di Manfredonia che ha riguardato degli ex alunni che perseguitavano un professore disabile, alcuna correlazione, alcuna, fra la scuola Perotto e il caso, dato che è stata pubblicata un'immagine di repertorio che riportava anche l'edificio scolastico, ma era solo un'immagine di repertorio del rione Croce e non naturalmente della scuola. Prego, dottoressa. Sì, diciamo, era doverosa questa precisazione da parte mia in qualità di legale rappresentante della scuola, perché purtroppo questa foto ha generato un forte allarmismo sia tra i genitori che tra il personale scolastico, e quindi era necessario fare una precisazione in cui appunto si chiarisse che la scuola non è assolutamente implicata in questa vicenda, né per quanto riguarda gli alunni né per quanto riguarda l'insegnante. Quindi alcuna correlazione, ripetiamo, né gli alunni hanno mai frequentato la scuola, così lo stesso trattasi del professore. No. Vogliamo comunque aprire una piccola parentesi sulla sua opinione sul caso che è successo. In ogni caso, da anni è un problema forse storico, questo del bullismo nelle scuole è un problema evidente in ogni caso. Certamente, dobbiamo porre tutti una molta attenzione a questa problematica, che probabilmente, diciamo, è anche resa più drammatica dalla continua esposizione dei ragazzi a messaggi provenienti dai mass media, che sono fatti di violenza estrema, cioè violenza nei prodotti televisivi, nei videogiochi, e quindi i ragazzi sono continuamente sottoposti a questo contatto con la violenza e probabilmente hanno esperiscono questo linguaggio anche per affermare se stessi. Per molti di loro è un'affermazione di se stessi, quindi sicuramente è compito della scuola anche lavorare in tal senso per far comprendere ai ragazzi che certamente la violenza non è un linguaggio da utilizzare in nessun caso, né fra compagni e né ancora mai rispetto agli adulti. Come la scuola Perotto cerca di prevenire questo fenomeno, purtroppo è evidente attraverso le sue attività annuali? E noi siamo molto attenti a questo fenomeno, con addirittura noi siamo una scuola polo per la legalità, infatti è già il quinto anno in cui attuiamo una serie di progetti in tal senso, e dall'anno scorso siamo in collegamento con un'associazione di Bari che ha appunto il nome di Radio Creativa, che è una web radio che appunto lavora nelle scuole di tutta la regione, e fra queste c'è anche la scuola Perotto, per la lotta, diciamo, alla criminalità, una lotta non violenta alla criminalità. Durante quest'anno c'è un progetto riferito al bullismo. D'accordo, allora ringraziamo, siamo verso la fine dell'anno scolastico del 2011-2012, ringraziando la dottoressa Mariangela Sinigaglia della scuola secondaria di primo grado Perotto di Manfredonia. Buongiorno, Nazione di Stato. Grazie a voi. Grazie, ciao.